diffusi sui listini azionari europei, con Piazza Affari che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. Buona la performance a Milano dei comparti chimico, servizi per la finanza e automotive. In fondo alla classifica, in lieve ribasso, il comparto viaggio e intrattenimento, che riporta una flessione dello 0,36%. Retrocede di poco lo spread, con il rendimento del BTP a 10 anni che si attesta al 2,11%. Tra i dati macroeconomici più importanti, continua a migliorare la manifattura europea, che si porta ai massimi da 6 anni, mentre migliorano più delle attese le condizioni economiche in Germania. Nel pomeriggio sono attesi l'indice manifatturiero e l'indice sulla vendita di case nuove dagli USA. Attesa una partenza contrastata per Wall Street, in particolare il futures sull'S&P 500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.710,75 punti.